tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video. Come avete capito dal titolo, andremo a realizzare una nail art cartoon. Andremo a realizzare Cenerentola, quindi faremo il viso di Cenerentola fino al collo, diciamo così. Ed è già qui ho messo questo colore bianco che è di La Femme, che è l'H168, che è un bianco sporco, diciamo così. Eccolo qua come base. E adesso vi faccio vedere gli altri colori che andremo a utilizzare. Andremo a utilizzare Banana Milkshake, che è l'SP75, questo giallo, che è un pastello poi. Soliti nero e bianco, poi sempre di La Femme andremo a utilizzare questo qui, l'H, oddio, 211, mi pare, che è questo blu. Questo. Poi andremo a utilizzare Amber, che è l'F61, che è questo marrone. Poi Surf, che è F64, che è questo celeste. E infine Red Diva, che è questo, il Fast F03, che è il rosso. Questi sono i colori che ci serviranno per andare a realizzare queste nail art, i soliti pennelli, quindi il super fine, il liner e il Kuliski 00. Prima di iniziare vi volevo fare vedere l'unghiette nuove che mi sono fatta. Allora, io volevo fare, precisiamo, era una prova, è stata una prova, quindi non massacratemi sotto nei commenti. Ovviamente questa forma qui ha più forme, non è una forma unica, non so manco io che forma è, perché volevo provare a fare la Marilyn. L'ho vista su un canale YouTube, ovviamente The Master, quelli che fumo i coglioni, no? I video così a cazzo, le persone che si, insomma, che fanno questi video così, che poi non vengono bene, no? L'ho visto proprio da una Master, soltanto che ovviamente ho provato lì. Dopo, ovviamente, se che mi capiterà qualche corso di nuove forme, lo volevo fare, anche se ho clienti che comunque non è che mi chiedono forme estreme o forme strane, mi chiedono la ballerina, o la mandorla, o la tonda, o la quadrata, insomma, ste robette qua. Che quelle lì so fare tutte, però mi manca altre forme che mi piaceva fare anche su di me. A me la mia forma preferita è la Marilyn, ma non ci sono riuscita. Queste qui sono le mie unghiette. Questi qui sono dei vari strass che vanno sul nero o su altri colori. Qui ho fatto Jasmine. Eccola qua. E niente, così vi faccio vedere anche di lato. Vedete, non è che è venuto proprio bene. Di qua invece l'ho fatte così, sempre qui con i brillantini, qua pure i strass l'ho fatti così, ed è queste qua. Come vedete anche qui non è che perfette proprio per niente. Questa mi piace tantissimo, però come mi è venuto il mignolo, non so, boh, mi piace come mi è venuta, non è malvagia. Sinceramente, solo questa è la mia preferita, e forse anche questa qua. Comunque, ho voluto fare, insomma, una prova, niente di che, quindi lasciate perdere. Lo so che non sono perfette, lo so che c'è da migliorare la struttura e tutto per quanto riguarda questa forma, che non si sa che forma è, pare tra una ballerina e una mandorla, boh, non lo so. Comunque, ok, chiudiamo qui il discorso, quindi mi raccomando, non massacratemi, era solo una prova che ho voluto fare su di me, quindi niente, per provare qualche forma nuova, intanto che aspetto di fare un corso di nuove forme. Ok, ragazzi, adesso ovviamente mi andrò a mettere i guanti, se no mi impappino tutta con i colori. E niente, adesso però alla fine comunque non è male, alla fine non mi dispiace, belli. Questi colori erano quelli nuovi di La Femme. Ho utilizzato un blu e uno brillantinato. Vabbè, insomma, bandane ciance, io vi lascio al video di questa nail art di Cenerentola. Aiuto, spacco tutto. E noi ci vediamo a fine video come sempre. Eccomi qui, ragazzi. Allora, niente, come sempre mi sono scordata di farvi vedere un altro colore che ci serviva, ovviamente per fare il viso e il collo. Che è nocciola, questo è il Classic 549, che è questo colore qua, che lo andiamo a utilizzare adesso con il Kuliski 00 e andiamo a disegnare intanto la parte del viso e del collo. Ok,
dopo aver fatto il viso e la parte del collo, insomma, eccolo qua. Dopo, come avete visto, sono andata a prendere super fine e scusatemi, il liner ho riempito dentro col colore. Adesso andiamo a prendere banana milk shake. Lo sbatto un pochino. E sempre con il Kolisky 00 andiamo a creare la parte della testa, quindi i capelli. Eccomi qua ragazzi, allora dopo aver fatto insomma i capelli noi andiamo a prendere Surf e andiamo a fare il cerchietto e vado a utilizzare il super fine questa volta e prendiamo poco colore, dopo in caso lo potete scaricare anche nel guanto e andiamo a creare il cerchietto. Dopo aver fatto il cerchietto, noi andiamo a prendere il bianco, il blue white, eccolo qua, e con il Kolisky 00 andiamo a creare intanto gli occhi e poi dopo con il nero andiamo a contornare praticamente tutto il disegno. Intanto partiamo, facciamo gli occhi.
Ok ragazzi, dopo aver fatto i contorni tutto, andiamo a prendere amber, questo marrone, andiamo a fare le sopracciglia sempre con superfine. Questo qua, le sopracciglia, andiamo a prendere quest'altro colore qui, questo di La Femme, HD 121, questo bellissimo blu, e andiamo a fare l'occhio interno e in più poi anche la pupilla nera. Vado a prendere il colischi. Dopo aver fatto questo, prendiamo sempre il blu e andiamo a fare il collarino nel collo di Cenerentola, collarino, collana, insomma, sempre con il blu, quello che abbiamo fatto per gli occhi. Ok, dopo aver fatto la bocca andiamo a prendere il bianco, andiamo a fare il punto luce nella pupilla nera degli occhi e andiamo a dare un riflesso anche nella bocca. Vado a utilizzare sempre i colischi, quindi prelevo un po' di bianco, andiamo a fare un puntino qui, eccolo qua, altro po' di bianco, andiamo a fare l'altro puntino qua. Ok, poi adesso andiamo a fare una striscina qui nella bocca.
i denti praticamente so. A me piace fare sempre due puntini negli occhi. Faccio un altro qua su, cerco di farlo più piccolino. Ecco. Proprio così. Ok. E niente, adesso andiamo a catalizzare. Eccomi qua. Allora, dopo aver fatto questo, come ultimo passaggio andiamo a prendere il gel colla. E non l'ho preso tutto, e andiamo a mettere una mezza perla qua, che così gli dà cioè come fosse che all'orecchino praticamente. Io non ne ho piccoline, non belle grandi, però adesso la faccio vedere che la prendo, se riesco a prenderne una, no, 20.000, vedete, le ho così, sono belle grandi praticamente, mezze perle che ho preso al Cosmo Prof, e andiamo a mettere qua, però ci sta molto molto bene anche se è grande, per arricchirla un po'. Eccola qua. Un po' più qua, io un po' più vicino qui. Ecco. E andiamo a catalizzare questo per 60 secondi. E infine vado a mettere il lucido. Eccomi qua, ragazzi. Allora, questa qui è Cenerentola. Molto carina, mi piace, non è malvagia. Certo, potevo fare meglio, ma ragazze, con tip vicine non è semplice. E vedete qui come riesco bene, come viene meglio. Tipo Arate Yasmi, Yasmi è tutta un'altra cosa. È venuta proprio bellissima, perfetta, mi piace tanto. E quindi col poi c'ho il cavalletto davanti, quindi non riesco proprio, quindi non è che mi vengono perfette, perfette come quando le faccio da sola praticamente, le nail art, no? Che non c'ho nel cavalletto di mezzo, oppure c'ho la tip singola che così anche vicino è un po' più difficile a farle. Però comunque nell'insieme non è malvagia. Voi cosa ne dite? Fatemi sapere sotto nei commenti. Fatemi sapere anche delle unghiette che ho fatto, se vi piace o meno. Eccole qua, ve le faccio rivedere. E niente ragazzi, io spero che questa nail art comunque vi sia piaciuta. Se è stato così mettete un bel pollice in su. Sotto al video se volete commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video. Al prossimo video. Un bacio, ciao!